Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao. E questa sera siamo in compagnia del Comitato Pendolari. Buonasera Enrico. Buonasera a voi. Buonasera. Luca. Cristina. Marco. Erika. Allora, pendolari, voi vi andate dove? Firenze? Dove? Noi siamo tutti pendolari verso Firenze. Poi chi va verso Firenze di Fredi, chi Santa Maria Novella e chi in altre località, sempre comunque della provincia di Firenze. Allora, abbiamo parlato già alcune volte di questa problematica del parcheggio, ma anche di altri problemi che, diciamo, vi trovate, no, ad affrontare quotidianamente. Più questo parcheggio che era gratuito e che è stato messo a pagamento. Ecco, come vi siete organizzati per lasciare la macchina? Beh, abbiamo scritto il comunicato di protesta, abbiamo voluto rappresentare le nostre opinioni proprio perché la problematica è concreta e reale. Adesso, a distanza di qualche settimana dall'introduzione del pagamento, ci siamo un po' smistati per quello che sono le soluzioni percorribili. Io per esempio parcheggio in via Giotto finché sarà gratuita e libera la sosta, mentre loro parcheggiano altre soluzioni che magari vi raccontano. La cosa che un po' mi stupisce è in risposta all'interrogazione che ha presentato il consigliere Canieschi, comunque del gruppo PD, è la risposta del sindaco e dell'assessore Camurrini, che dice che quel parcheggio non è strategico e che per riempire comunque banalmente il parcheggio Mecenate occorreva mettere a pagamento un polmone gratuito che era a uso della cittadinanza. Questo ci ha profondamente deluso, soprattutto fatto da un sindaco che è pendolare. Quindi vogliamo chiedere, realmente pensate che chi va a lavorare si accolla un abbonamento ferroviario, oltre alle altre spese che ha nello spostarsi, ai disagi che ha nello spostarsi, possa anche impiegare del tempo e delle risorse economiche che poi gravano su lavoratori, studenti e comunque sulle famiglie per poter cercare un parcheggio? È vero che 18 euro di parcheggio Mecenate non sono una cifra importante, ma questi devono essere aggiunti i soldi che spendiamo per l'abbonamento e tutte le altre spese e i disagi che abbiamo, oltre al fatto che per raggiungere il Mecenate il tragitto ci vuole un quarto d'ora e comunque un quarto d'ora di vita che andata e ritorno, mezz'ora che perdiamo tutti i giorni, e altre soluzioni non ce ne sono. Il parcheggio Baldaccio non ha una convenzione per i pendolari e comunque è distante rispetto alla stazione. La cosa che voglio sottolineare, in una città che si candida ad avere le fermate dei treni a alta velocità, qualcuna fortunatamente è stata ottenuta e i risultati e i numeri di persone che li utilizzano sono davvero importanti. La risposta che dà la città è quella di non permettere di sostare gratuitamente in uno spazio vicino alla stazione. Chi viene da fuori della città, quindi un treno a alta velocità che richiama in stazione cittadini anche di altri territori, di altri comuni, dove lascia la macchina? Allora, come invece voi dove la parcheggiate? Ma noi utilizziamo, io e la collega utilizziamo la zona qua dietro di via Piave, via Isonzo. Trovate. Troviamo con molta fatica. Il problema è ovviamente finché si riesce ad arrivare a orari molto presto nella mattina si riesce forse a trovare qualcosa se siamo fortunati. Fino all'altro giorno avevamo il parcheggio qui ex standa gratuito perché era finita la convenzione con Atam, tornata a pagamento anche quello, quindi oggi è veramente tornata la bolgia, cioè la pulizia delle strade, quindi la mattina un bel rondò al giro per le strade per cercare sistemazione. Altri colleghi penso vanno... Io invece ho sempre optato per una soluzione a pagamento perché io la sera torno tardi, prendo treni che come stasera c'è 55 minuti di ritardo, quindi se mi va bene torno alle 7, a volte anche alle 8, 8 e mezzo, un quarto alle 9, quindi io il percorso lungo il binario 1 per andare al Mecenate sinceramente, essendo una donna, preferirei non farlo, o andare al Baldaccio sinceramente preferirei non farlo, quindi pago tutti i mesi 55 euro per un parcheggio dato in gestione a una società privata che fa pagare solo in contanti, solo negli ultimi 5 giorni del mese. Se salti un mese non ti garantiscono che tu possa praticamente trovare il posto il mese successivo perché c'è una lista numero chiuso, quindi dato che ora il parcheggio è stato chiuso la lista è completa, quindi se provate a chiedere un abbonamento probabilmente la risposta è negativa. Quindi sinceramente io ad esempio non l'ho mai utilizzato il parcheggio, però per principio secondo me non è stata una, diciamo, una bella giocata per la popolazione, ma non solo per i pendolari, io ho tante amiche che lavorano in centro che utilizzavano il parcheggio e a oggi devono utilizzare, cioè trovare altre soluzioni, quindi sinceramente magari anche l'avviso davanti c'è stato messo nel parcheggio qua davanti, l'avviso che sarebbe tornato a pagamento, giù dall'oggi al domani, tac, striscia blu.
modo per obbligarvi ad andare al mecenate. E a perdere il treno, più che altro. Diciamo il vero problema è uno. Noi abbiamo incontrato il sindaco quando c'è stato l'insediamento. Ci ha ricevuto, tante belle parole. Abbiamo portato avanti i temi soprattutto per quello che riguardava la sicurezza, allora, più che sul tema dei parcheggi, soprattutto per il tema Campo di Marte, che rimane una giungla, avevamo fatto per primi la richiesta di potare tutte le siepi, tenerle basse, illuminare meglio. Le siepi sono state potate soltanto dopo il bailam, la rissa che c'è stata mesi scorsi, non è stato fatto altro, le luci rimangono quelle, da quella parte delle scale tra l'altro si allaga regolarmente ad ogni pioggia, quindi quando si va di uscire è un percorso ad ostacoli, tralasciamo la popolazione che frequenta quel tipo di zona, pertanto il nostro tema allora era più un tema di sicurezza. È ovvio che il portare le persone, io continuo a dire, i pendolari a Firenze sono studenti, sono donne, sono infermiere che fanno i turni in ospedale, pertanto la sera al buio farsi quelle strade là non è il massimo della vita. Cosa ci dite voi? Come la vivete questa problematica? Ma è una grossa problematica, perché comunque noi tutte le mattine rischiamo di perdere il treno e questa è la cosa che più ci fa arrabbiare, perché comunque usciamo di casa un quarto d'ora, 20 minuti prima rispetto a quello che sarebbe l'orario se avessimo dei parcheggi comodi e garantiti, e tutte le mattine ce la faccio o non ce la faccio a prendere il treno. Questo comporta che se prendiamo il treno dobbiamo prendere quello successivo, arrivare tardi al lavoro, prendere permesso, e onestamente tutti i giorni è faticoso. Che cosa chiedete, se doveste chiedere qualcosa al sindaco? Ma quantomeno trovare una soluzione un pochino più abbordabile, una soluzione più vicina, o comunque un qualcosa di abbonamento, una convenzione con qualche parcheggio che vicino a un prezzo modico, perché giustamente si va ad aggiungere a quello, come diceva Enrico, del una scelta lungimirante, nel senso che una città dovrebbe prevedere dei parcheggi comunque con delle convenzioni, con delle possibilità, cosa che non è stata fatta. Infatti ad oggi ci troviamo con tutti i parcheggi privati, con convenzioni decise da chi è il gestore del parcheggio, che non, cioè, sinceramente si preoccupano giustamente, limitatamente, dei nostri problemi. Detto Beppe, che ti faccio... No, semmai in aggiunta a questo, se proprio spero che ci si trovino soluzioni alternative, non ci sono possibilità rispetto a quella proposta del mecenate con la convenzione per i pendolari, quantomeno... come poi giustamente abbiamo scritto nel comunicato, come avete voi evidenziato negli altri servizi della vostra trasmissione, che si pensasse a un percorso o più veloce, più illuminato, comunque più sicuro, che metta il tragitto che separa la stazione dal parcheggio quantomeno più comodo e più sicuro per tutti. Beppe, hai ascoltato le ragioni? Sì, volevo sapere, avete voi chiesto al sindaco di Arezzo una convenzione per il mecenate e non ve l'ha data? Per il mecenate c'è già, che sono 18 euro, era stata fatta credo anni prima. È una distanza relativa, ma consideriamo che chi arriva a Firenze, poi non è detto che lavora a Firenze, c'è gente che lavora a Sesto Fiorentino, a Prato. Io arrivo, prendo il motorino, cioè, nel senso, sono un quarto d'ora a piedi, mezz'ora, cioè, la vita è una. Altri due treni, lui prende altri due treni. Che dove? A Calenzano. A Calenzano. Quindi non finisce a Santa Maria Novella o a Campo di Marte l'avventura del pendolare. Anzi, ci sono altre e non spese. Inizia dalla stazione di Arezzo. O per chi viene da fuori. Per protestare contro i 18 euro che sono importanti, ma comunque sono sempre 18 euro, quindi nell'economia di un mese intero possono essere anche facilmente ammortizzabili. È il principio, avevamo un parcheggio che era comodo, gratuito, non solo per i pendolari, adesso viene considerato non strategico e soprattutto messo con sosta veloce, quindi tolti 220 posti, quindi 220 posti che erano un polmone di sosta per pendolari e per i cittadini in generale. Il vice sindaco e il sindaco hanno risposto picche? Noi non abbiamo chiesto questo in relazione alla problematica specifica, è stata fatta un'interrogazione in Consiglio Comunale dove è stato detto che la scelta era fatta in funzione del fatto che era un parcheggio non strategico per la sosta della città, gratuito non strategico, quindi un parcheggio importante ma che poteva tranquillamente essere messo a pagamento, anche in relazione al fatto che il mecenate era quasi sempre vuoto. C'è un'altra problematica che il Comune di Arezzo deve rispettare, il fatto che comunque sia vicino a parcheggi a pagamento ci devono essere per forza, obbligatoriamente per legge, parcheggi gratuiti. È stato rispettato il termine oppure no? Io sono un pendolare, non un amministratore. Ci dovrebbe dire il sindaco. Andiamo dal sindaco, perché sarebbe il caso, perché è obbligato, non è che loro possono mettere parcheggi tutti a pagamento, ma una parte devono sempre rimanere a sosta libera, per legge. Stadio, beh, cioè. Da parte si intende nelle vicinanze di quelli messi a pagamento, non
Certamente se in centro mettete a pagamento li mette allo stadio, ha ragione lei, ma devono essere a pagamento una parte, e una parte deve rimanere sempre comunque per legge. Vedi Fabio, l'argomento ci appassiona, sì. No? Quando abbiamo fatto l'incontro di 2 anni e mezzo fa dal sindaco, abbiamo parlato anche un po' in termini generali, come diceva Luca, sulla sicurezza in maniera prevalente, su Intercity che erano i nostri temi più importanti, quindi i treni sono sempre fondamentali per noi, ma anche sulla sosta. E oltre alla riqualificazione dell'area stazione, dove noi chiedevamo il mantenimento di un'area per il carico scarico dei passeggeri, che era in dubbio se veniva mantenuta, era anche proprio quello della sosta. E all'epoca ci venne detto che sia via Masaccio che via Giotto, comunque le aree che per noi sono fondamentali e strategiche, sarebbero state messe a pagamento. Ora io alzo le mani, magari è stato un cambio, in questi 3 anni si cambiano tante cose, però effettivamente sarebbe giusto capire quali sono le soluzioni che questa amministrazione ci propone, che in termini di gratuità. Poi allora, dopo per il pagamento già lo sappiamo. Andremo dal sindaco allora anche per ascoltare queste parole. L'assessore al traffico. L'assessore che al traffico, come lo chiami te, va bene, e Gamurrini. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Ci risentiamo allora grazie quando avremo la risposta. Grazie per averci convocato per questo chiarimento, ci ha fatto molto piacere. Anche a noi, grazie. Grazie.